mostra cambiano location. Giorgio Giuliano ce ne parla nel collegamento che abbiamo con un ospite particolarmente dentro questo caso. A te, Giorgio. Sì, buonasera a te Massimiliano e ai telespettatori. Siamo qui con Federico Dalgas, presidente di una società multimediale molto apprezzata qui a Firenze che realizza installazioni. Qui alle nostre spalle vedete la chiesetta di Santo Stefano al Ponte Vecchio, dove è chiamata anche la Cattedrale delle Immagini, che ha ospitato fino a qualche tempo fa la mostra su Magritte, Inside Magritte. E il grande surrealista belga si trasferirà in Corea del Sud. Ce ne parla il presidente, ecco, di questa manifestazione. Sì, intanto grazie per avermi invitato. Sì, abbiamo inaugurato oggi. Oggi è stato il primo giorno di apertura al pubblico a Seul, al Central Insan Museum, che è il museo d'arte contemporanea più importante di Seul. E siamo, come dire, intanto molto orgogliosi di aver allestito questo spettacolo mostra per i coreani e siamo anche altrettanto orgogliosi di poter dire che, nonostante il lockdown, come dire, che in qualche maniera vada a est a ovest, quindi sostanzialmente quasi tutto il mondo, in Corea, essendo loro in qualche maniera molto avanti nella prevenzione e nel tracciamento, come credo molti telespettatori sapranno, loro sono in qualche maniera molto avanti nella fase 2, probabilmente già nella fase 3. E quindi oggi, proprio oggi, abbiamo ricevuto anche delle immagini e dei video da Seul in cui vediamo gente in coda con zero distanziamento sociale, proprio perché loro sanno esattamente chi è in qualche maniera immune o chi in qualche maniera ha il virus, e quindi si muovono abbastanza Bene, tranquillamente. quindi un'imprenditorialità, quella toscana, fiorentina, che non si ferma, va avanti, insomma, esporta, diciamo, il nostro Sì, asset. esporta il nostro saper fare, e devo dire che noi siamo anche molto fortunati perché siamo nel mondo digitale. Ora si fa un gran parlare che il mondo digitale è entrato in qualche maniera in tutte le nostre case. Siamo più abituati da un mese a questa parte ad avere meeting, conferenze, incontri di lavoro attraverso le piattaforme digitali, quindi per noi, come dire, non è stato un grandissimo stravolgimento, devo dire che Bene, siamo molto fortunati. noi ringraziamo il presidente Federico Dalgas, e fra l'altro questa sera si parlerà anche nella seconda parte di Monitor, la diretta sul nostro emittente condotta da Gaetano D'Arienzo, sulla seconda parte di arte, questo social che sulla piattaforma ha spopolato, quella delle statue che parlano, una Firenze vuota. E nella prima parte la consegna delle chiavi che è avvenuta questa mattina dal sindaco Dario Nardella da parte degli esercenti di Via Gioberti. Se non c'è altro, Massimiliano, ti restituisco la linea. Grazie Giorgio.